Mogę w tej trójce obrońców zagrać wszędzie, ale i też w środku, bo grałem też, ale to zależy od trenera, gdzie on będzie mnie widział i no ja ze swojej strony będę chciał pokazać mu, że nie ma problemu, gdzie mnie wystawi, tam będę grał i to jest rola trenera i po prostu on decyduje o tym. Tra i tre difensori io posso prendere qualsiasi posizione, tra questi tre lo deciderà il mister che io gli voglio dimostrare la mia disponibilità. Dernia? Sì, benvenuto intanto. Tu hai giocato a centrocampo in nazionale, ti sei alternato con Burawski che trovi qui a Palermo. Pensi di poter giocare insieme a lui oppure il tuo ruolo è alternativo a quello di Burawski? To wszystko zależy od trenera. Oczywiście przychodzimy tutaj w takim samym czasie, można powiedzieć, i no, każdy chce grać. I no, jeżeli będziemy grać razem, nie, jeżeli osobno, to też fajnie. To wszystko zależy od trenera, jak będziemy wyglądać na treningach. Tutto dipenderà dal mister. Io se mi troverò a giocare insieme a Murawski mi troverò molto bene di sicuro, però tutto dipenderà dall'allenatore. Ria, sì, ciao, benvenuto a Palermo. Intanto ti chiedo l'impressione che hai avuto della squadra, avendo con i compagni sia negli allenamenti che nella partita di ieri, e poi uno degli agenti che ha curato il tuo passaggio ti ha fatto un paragone con Bonucci. Hai dei punti in comune con il giocatore del Milan e sei magari un tuo modello? Wczoraj byłem na meczu, też trenowałem, a więc treningi są na wysokim poziomie. Wszystko jest przygotowane, jakbyś powinno. I mecz, wiadomo, 5-0 wygraliśmy, a więc wszystko jest tak, jakby powinno. I myślę, że w następnych meczach więcej po takim wyniku, więcej kibiców przyjdzie i na pewno będzie jeszcze lepiej. A co do porównania, no to ciężko mi coś powiedzieć. No fajnie, jakby było kilka meczów dobrych i wtedy by były porównania. Per quanto riguarda la squadra, gli allenamenti li trovo a un livello altissimo, tutta la squadra è a un livello altissimo. Ieri abbiamo vinto 5-0 e sono contentissimo perché vuol dire che va tutto perfettamente bene. Per quanto riguarda questa cosa che sono stato paragonato a Bollucci, non so dire niente, dobbiamo fare più partite per poi vedere dei punti in comune. Altre domande di Marco? Sì, l'importanza di avere altri connazionali in squadra, soprattutto una persona di riferimento come Tiago Cione. E poi le prime impressioni su Palermo, sul campo, sul mare, sui palermitani, sulla città? Wiadomo, że jestem zawodnikiem Benfiki, a więc tam też jest ciepło. Tam pojechałem sam, nie było żadnego Polaka, i wiadomo, na początku to dużo pomaga, że są ludzie, którzy pokażą, wiadomo, gdzie można coś zjeść, gdzie można odpocząć, mieszkania zobaczyć fajne, i to jest dobre. Wiadomo, później już trzeba coraz mniej ograniczać stosunki tylko polskie i wiadomo, pójść do zawodników z Włoch i z nimi normalnie żyć, żeby jak najszybciej złapać język i zwyczaje. Per quanto riguarda il caldo, il clima, l'ho già provato perché ho giocato per Benfica e anche là fa molto caldo, a questo sono già abituato. Per quanto riguarda i miei connazionali, mi trovo benissimo perché è un grande aiuto, cioè è sempre molto più facile stare assieme, ci aiutiamo a trovare la prima casa, eccetera. Però poi vorrei anche avvicinarmi ai giocatori italiani per imparare bene la lingua, non stare solo nel circolo proprio polacco.